Innanzitutto è una richiesta che viene fatta, che mi è stata fatta dal Vescovo nella Libertà Grande. E parto prima di tutto perché sento che è un sì a me stesso, è un sì a me stesso e che è parte della mia vita. Credo che in questi anni è maturata questa pianta di questo sguardo più ampio. In alcune esperienze piccole fatte in Africa, ma che sono rimaste timbrate dentro di me. E dire di no sarebbe stato un dire di no a quello che io sono e sarei, credo, restato un prete triste, con il dubbio di dire ma se quella volta, se quell'occasione, se questa occasione non l'avrei presa, cosa sarebbe stato della mia vita? Dire di sì a qualcosa che porto dentro il cuore e che mi dà il respiro di vivere le mie giornate, anche di ora di adesso. Allora, ho concluso poco il corso a Verona e ci hanno insegnato, detto in tutti i modi, che non dobbiamo fare nulla. E quindi anche le attese ce le hanno proprio scombinate. E la domanda finale al corso, tutti quanti i corsisti abbiamo detto: ma perché allora partiamo se non è così indispensabile la nostra presenza? Mi aspetto di saper ascoltare, e mi aspetto un'immagine, il sole, il calore, che credo possa riempire la mia vita, spero possa anche riempire la loro. È più uno scambio, quindi è molto bella l'immagine che fanno vedere nelle diapositive di Manaus, quella piccola canoa a basso livello d'acqua, che sembra che l'acqua entri, no? Ma che comunque galleggia, e che quindi sento proprio questa immagine di essere dentro quella canoa per vivere dentro questa esperienza. Quello che sarà poi, lo affido a Dio. Forse la paura più grande che porto nel cuore è quella di saper far tesoro di tutto quello che ho vissuto adesso e per qualcosa di nuovo che è quello che mi attende, e di non vivere di ricordi che appesantiscono ma che diventino forza per me. L'altra paura, molto concreta, è quella che Dio mi protegga nel condividere, come sto dicendo, con gli altri, ma mi protegga anche dall'ambiente. E le brasiliane sono molto molto calorose, allora chiedo a Dio e affido a Dio anche la mia vocazione. Sto pensando in questi giorni proprio un po' a queste valigie, un rosario. Non perché magari tante volte lo prego ora, ma perché tante volte lo stringo in mano in tanti momenti, in particolare. Altre cose che potrei mettere nella valigia è la parola di Dio e una pena per scrivere quello che Dio mi darà da vivere, sia nelle cose da vedere, ma nei sentimenti che proverò. Beh, la cosa che mi mancherà di più, la battuta che mi viene subito di getto, è la pasta asciutta. Ma pensando a qualcosa di più profondo, gli affetti. Quindi della mia famiglia, delle relazioni costruite in questi anni. Mi mancherà in questi momenti di solitudine, di silenzio, quest'aria che respiro qui adesso e che lì sarà diversa. E diversa per me non vuol dire solo negativa, sarà proprio diversa e quindi nuova. Forse un po' mi mancherà.